La delusione c'è. I polacchi dello Zaxa erano alla portata di Trento, che invece nella gara più importante, quella della finale di Champions League, non ha giocato come avrebbe dovuto. Festeggia lo Zaxa il suo primo titolo, festeggia anche perché una delle armi della stagione di Trento, il servizio, non è andato, non ha perforato. E come dice Angelo Lorenzetti, coach della formazione trentina, è stato senza personalità. Non è bastata nemmeno la reazione, è arrivata troppo tardi, dopo due set volati via, senza impensierire, senza continuità, senza, insomma, la solita Trento, battagliera e appassionata. Il dispiacere è enorme, soprattutto perché con il grande volume di gioco e di spettacolo in questa stagione, alla fine Trento, pur giocando ai massimi livelli, non è riuscita ad imporsi in nulla. Supercoppa, Coppa Italia, campionati, appunto, Champions League. Contro lo Zaxa di Nicola Gerbic, che il suo primo scudetto da palleggiatore è riunito alla sorte, lo aveva vinto proprio a Trento, è stata una gara poco incisiva, prevedibile, dove i dettagli hanno fatto la differenza. D'altronde Trento, dopo la vittoria del terzo parziale, nel quarto ha retto fino ad un certo punto, senza riuscire poi a gestire le occasioni più importanti. Non è bastata la diagonale Simone Giannelli di Mirab e della Zizze, non è bastata questa Trento. C'è dispiacere, tanta amarezza, perché ci credevamo, sarebbe stato bello vincere per noi, per quello che abbiamo fatto questa stagione, non siamo stati in grado di farlo, c'è tristezza e niente, testa alta e si avanti. Intanto sono 1-2 punti che possiamo gestire meglio. Primi due set abbiamo avuto anche la nostra opportunità, le loro opportunità hanno preso e noi non l'abbiamo fatto oggi. Con il capochino e qualche lacrima, il sogno di scrivere per la quarta volta il proprio nome sull'album della Champions è rimandato alla prossima stagione.